La prima riflessione che mi viene in mente è che il Giro d'Italia assolutamente non è solo sport, ma è in qualche modo cultura del nostro paese, ha l'ambizione di essere una piattaforma tra le più valide per promuovere il nostro territorio nel mondo e quindi credo che tutto sommato il tema legato al territorio e allo sport sia centrato, anche perché oggi come oggi turismo e sport vanno di pari passo. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qua in veste da commissario tecnico, da responsabile della squadra nazionale. È un grande avvenimento per la regione Abruzzo, la partenza di questo 106esimo Giro d'Italia. Credo che la regione Abruzzo si meriti questo grande avvenimento, anche perché da sempre è stata grande amica verso il ciclismo e soprattutto verso il Giro d'Italia. Siamo passati da qua veramente in tantissime occasioni e vedere comunque una grande partenza qui personalmente mi fa veramente molto piacere. Sarà un grande spettacolo vedere questi grandi campioni sfilare su questa bellissima pista ciclabile domani. E poi siamo a Teramo, dove ci sarà la partenza della seconda tappa, quindi sento tanta curiosità da parte delle persone, della gente, ma sicuramente ci sarà un calore particolare. Ieri già ce ne siamo accorti nella presentazione a Pescara, quindi non vediamo l'ora che parta questo Giro d'Italia. Sapete che quest'anno Teramo celebra un anno per Adriano. L'Università di Teramo ha ospitato un convegno sulla storia e la cultura del Giro d'Italia con degli ospiti di eccezione, il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni e il CT della Nazionale Daniele Bennati. E sono emersi vari aspetti importanti, soprattutto il valore culturale e storico del ciclismo per il nostro paese. In un momento molto importante per l'Università e per la città di Teramo, perché far esordire un'edizione del Giro d'Italia proprio dall'Abruzzo e da Teramo in particolare è un grande orgoglio per il nostro territorio, per l'Ateneo, ma soprattutto è un'occasione per ribadire il valore storico e culturale di questa manifestazione. Tutto mantiene quei valori che lo sport, i valori sani. Sì, oggi sono emersi tanti spunti in questa iniziativa perché davvero abbiamo intanto collegato un po' quello che è il territorio di Teramo con il Giro d'Italia, quindi la storia importante che lega valori, cultura del nostro paese a questa grande manifestazione sportiva, ma appunto anche il territorio di Teramo vanta una bellissima ricorrenza, cioè sulle nostre strade, sulla statale 80, in particolar modo nel tratto tra Fano Adriano e Ortolano, Gino Bartali ha staccato per la prima volta il gruppo e andò a vincere innanzitutto il Gran Premio della Montagna del Passo delle Capannelle e poi la tappa dell'Aquila. Quindi la leggenda sportiva di Gino Bartali, che è stato un grande campione nello sport come nella vita, si può dire che nasce a Teramo, perché la sua prima vittoria da professionista proprio è nata sulle nostre strade. Ma la grandezza di questo campione non si è vista solo sulle strade, ma anche nella vita, perché è stato protagonista di grandi gesti di solidarietà, come ad esempio quello che lo ha portato a salvare circa 800 ebrei dalla persecuzione nazifascista. Questo ovviamente fa di lui un eroe che l'ha portato anche ad essere inserito nel Giardino dei Giusti dell'Olocausto, e fondamentalmente è stato anche in questo senso l'ispiratore, insieme al suo amico Papa Pio XII, della nascita del Centro Sportivo Italiano, perché incarnava in qualità di sportivo quei valori che dovrebbero essere sempre presenti nello sport. Quindi oggi è stata davvero un'opportunità interessante per confrontarci anche con questi ragazzi, con questi studenti, con tanti operatori della comunicazione, perché davvero veicolare i valori, veicolare l'importanza di una manifestazione che rappresenta anche un veicolo nel territorio, un veicolo di promozione del territorio, e quindi
è stato fondamentale anche ascoltare le parole del direttore Mauro Vegni, che ci ha parlato anche di questi aspetti più organizzativi, più tecnici riguardante la manifestazione, e anche di Daniele Bennati, che davvero è stato molto molto attento a spiegare a tutti quanti il delicato ruolo del commissario tecnico. Quindi una manifestazione veramente importante, che si inserisce a pieno titolo dentro quelle dell'anno berardiano, ed è una soddisfazione per noi averlo promosso insieme all'Ateneo, con il quale stiamo sviluppando importanti iniziative per promuovere la cultura e l'etica sportiva.